Coriandoli nel vento nasce da un'esigenza di mettere su carta quello che mi è successo negli ultimi 3 anni, dal mio ultimo libro Oltre al Sentiero, di cui questa è la degna conclusione. È un paradosso perché veniamo da anni di pandemia, di cambiamento e stravolgimento di abitudini. Invece io mi sono ritrovato a vivere esperienze di attività solidale e di arte con le community Station to Station e Are You Reading, una di attivismo sul campo e una di arte, cercando di unire le due cose. E credo che tutto quello che troverete nel libro sia la degna conclusione, la degna unione di queste due cose. Unire arte, solidarietà e poesia credo sia una cosa bellissima. E io voglio ringraziare innanzitutto Emanuela Camprini, la stilista che mi ha fornito i disegni che arricchiscono il mio libro e mi ha donato alcune sue poesie dal fondo di un cassetto, dandomi la possibilità di pubblicarle. E voglio concludere ringraziando Diabete Romagna Onlus, a cui vanno tutti i ricavati di questo libro, unendo arte, solidarietà e attivismo in un filo rosso unico, che possa portare veramente un segno di speranza e di aiuto sul campo alle persone che veramente si impegnano ed in questi momenti credo che ce ne abbiamo veramente bisogno. Grazie davvero. Ieri. Ma tu già lo sapevi che oggi era meglio di ieri? Ieri era un giorno speciale perché oggi avresti avuto qualcosa in più da raccontare. Il profumo dei fiori, un sorso di vino. Ieri era banale, oggi invece come un bacio d'amore. Davvero ieri nulla esisteva ed oggi ti accorgi della bellezza del mare, del verde dell'erba, della sua carezza con un delicato fare. Dammi la mano almeno fino a domani, fino a quando, trattenendo il respiro, riaprirò gli occhi, sperando come ieri di rivedere gli stessi colori, di credere all'oggi più di ieri e meno di domani.